Buonasera a tutti e benvenuti e grazie di questa presenza numerosa. Ho il grande piacere e l'onore di presentare a voi il prestigioso nostro ospite Claudio Lotito, che vi prego di accogliere con un caloroso applauso. A lui va il benvenuto dell'amministrazione comunale e l'abbraccio simbolico della città. Saluto ancora il professore Caligiuri, attuale vice sindaco, nonché illuminato sindaco della città per circa un ventennio nel recente passato, il consigliere federale, già presidente della Lega Nazionale Dilettanti della Federazione Italiana Gioco Calcio, Antonio Cosentino. Il presidente del Comitato Calabria della Lega Nazionale Dilettante della Federazione Italiana Gioco Calcio, Saverio Miracchi. E saluto tutti i presenti e gli ospiti che ho dimenticato. Claudio Lotito è un noto imprenditore che ha saputo con la sua attività diventare uno dei più ammirati e forse il più invidiato manager capitolino. È a capo di una serie di aziende con un totale di oltre 8.000 dipendenti, ma a noi è noto come presidente della Lazio Calcio, il 26esimo esattamente presidente, e soprattutto come colui che ha riportato in pareggio il dissestato bilancio della società. Per risollevare la difficile situazione economica in cui versava la compagine societaria, Claudio Lotito ottenne la spalmatura dell'ingente debito verso il fisco su un arco di 23 anni, oltre a rilevanti sconti sulle penali. Poi ha proseguito con un lungo percorso di risanamento del debito pregresso che ha riportato la Lazio in equilibrio economico-finanziario. Per la qualcosa nel 2015 egli ha aggiudicato il premio Financial Fair Play organizzato dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio e dall'Associazione No Profit Sport e Cultura per la rigorosa e meticolosa gestione del bilancio economico della Lazio. Così diceva la motivazione del premio. A tal proposito, egli ama dire che, e piace ripeterlo anche a me, che ho preso questa squadra al suo funerale, l'ho portata in condizione di coma irreversibile. Spero presto di renderlo un coma reversibile. Noi veramente gli auguriamo di tutto cuore che il paziente fuoriesca dal coma. Fuoriesca dal coma e soprattutto riporti successi nello sport, così come ha fatto recentemente con la conquista della Supercoppa contro la Juve. Da presidente della Lazio ha finora vinto due Coppe Italia nelle stagioni 2008-2009 e 2012-2013, due Supercoppe Italiane nel 2009 e nel 2017 recentemente, un campionato Primavera nel 2012-2013, due Coppe Italia Primavera nel 2013-2014 e nel 2014-2015, una Supercoppa Primavera nel 2014. Ma il vero motivo per cui lo abbiamo invitato a Soveria Mannelli e per il quale è venuto volentieri a farci visita, e della qualcosa noi siamo veramente orgogliosi, è legato agli incancellabili legami con la nostra città. Nonno e papà carabinieri, mamma insegnante, frequente il liceo classico ai Castelli Romani, si laurea in pedagogia con il massimo dei voti, prende la tessera di giornalista, pubblicista, scrivendo per il Gazzettino del Lazio e per il Tempo. Ma è proprio per la professione del nonno paterno, maresciallo dei Reali Carabinieri, che Claudio Lotito affonda le radici nella nostra comunità. Suo nonno Luigi, infatti, è stato comandante della stazione dei Carabinieri di Soveria Mannelli nel periodo in cui
nacque Francesco Lotito, suo padre, che venne alla luce proprio alla via Petramone del nostro comune, nel palazzo adiacente al municipio, dove all'epoca era ubicata la caserma dei carabinieri, il 28 gennaio del 1923. Dicono di lui che sia un lavoratore instancabile e di quelli sotto traccia, salito alla ribalta all'improvviso quando salvò la Lazio da morte certa con il suo impegno tenace, forse con la tenacia di un calabrese verace, e un ingente investimento economico. Ma noi ci sentiamo legati a lui non per questo, ma per un sentimento di conterraneità che egli, con la sua presenza in mezzo a noi questa sera, ha inteso controcambiare. Grazie Claudio per essere qui questa sera con noi. Prima di passare la parola al professor Caligiuri, che ci intratterrà, a tutti gli ospiti, sul cammino della nostra comunità attraverso delle slide, quindi io vado a consegnare a nome mio e a nome di tutta la città soprattutto un attestato di benemerenza civica al nostro ospite, che era già pronto, Claudio, dal 2007, perché da quando abbiamo saputo che Lotito, il presidente della Lazio, aveva radici soveritane, ci siamo messi in moto e abbiamo cercato di invitarlo più volte e di portarlo a Soveria Mannelli. E così abbiamo fatto, così testardamente con Mario abbiamo insistito e siamo riusciti a portarlo a Soveria Mannelli. E si tratta quindi innanzitutto della bandiera del nostro comune, che stranamente, non per caso, ha i colori della Lazio, celeste e bianca. Va bene. Questa è la bandiera che l'amministrazione ha fatto in chiaro. Ecco fatto. In chiaro. E vedi se posso. Ecco qua. E che sventola al vento tutti. Ogni 28 gennaio questa bandiera dovrebbe sventolare sui balconi dei cittadini, perché è il compleanno del comune. Ed è qui. Poi abbiamo l'attestato di benemerenza città di Soveria Mannelli a Claudio Lotito, da oggi cittadino benemerito, per gli incancellabili legami con la nostra comunità, dalla sede municipale, Palazzo Cimino, 21 agosto 2017. Grazie per essere qui. E poi, questo è un regalo che vi farà ricordare di Soveria Mannelli tutti quanti noi, abbiamo provveduto a fare una copia del registro degli atti di nascita che riguarda proprio il suo nonno e il suo papà. Questa è la storia della nascita di Francesco Lotito. Non era possibile uscire soltanto con due quadri d'appendere, abbiamo fatto il terzo. Ed è molto bello, però. È molto bello perché è praticamente il certificato di battesimo, va bene, del Francesco Lotito, scritto in latino antico, perché ancora praticamente non si parlava in italiano in chiesa. E questo veramente siamo orgogliosi di darlo a Claudio Lotito. E porta la firma di un prete che forse nessuno di noi ha conosciuto, ma che è noto fra di noi, ed è il sacerdote Don Vincenzo Sirianni. Questo è il certificato di battesimo.
non ce la fa a portare. Prende la parola ora il professore Caligiuri, che da par suo, come gran parte di voi sa, oltre ad essere docente presso l'Università della Calabria, è diventato ormai uno dei massimi esperti di intelligence del nostro paese e quindi illustrerà attraverso le slide il percorso della nostra comunità. Grazie Mario. Grazie. Che aveva come motto proprio l'estate speciale, perché doveva essere nostro ospite il generale speciale. Poi il presidente Cossiga gli disse: non è il caso che vai. Cioè, però era in quell'estate in cui festeggiavamo anche i 10 anni dell'indipendente dalla sua volontà, non è potuto essere presente, però puntuale come la vendetta di un samurai, perché Claudio Lotito è un uomo di valori, è un uomo che crede in quello che fa e i risultati sono evidenti. Lui da stamattina insieme con noi ha visitato le realtà più significative della nostra comunità. Adesso gli illustreremo in modo sistematico e breve qual è la realtà dove suo papà, quasi 100 anni fa, il genius loci, il genio del luogo, certamente noi riteniamo si sia impresso in Claudio Lotito, nelle azioni che fa e nei risultati che riesce a raggiungere. Benvenuto allora, caro Presidente. Noi faremo una breve carrellata per spiegare Soveria Mannelli che cosa è, cosa significa per noi. E Soveria Mannelli ha le caratteristiche tipiche del sottosviluppo, come Nino Cosentino e Saverio Mirarchi, i nostri graditissimi ospiti e tuoi amici e nostri amici, sanno bene. Soveria Mannelli ha 3.000 abitanti, ridotte poco più di 3.000 abitanti, una ridotta estensione territoriale, 20 km quadrati, e siamo quasi a 800 metri sul livello del mare, dove ci sono le realtà, quelle delle aree interne, a minore tasso di sviluppo. Abbiamo cercato di trasformare i punti di debolezza in punti di forza nella regione, con la più bassa penetrazione internet d'Italia e con la maggiore disoccupazione giovanile d'Europa. Noi abbiamo, grazie alle intelligenti amministrazioni che ci hanno preceduto, delle realtà molto importanti. L'ospedale civile, che ha aperto i battenti nel 1974, 2 istituti superiori molto attivi con un dirigente scolastico brillante, e la compagnia dei carabinieri. Credo che siamo l'unico paese d'Italia di 3.000 abitanti che abbia un ospedale civile e una compagnia dei carabinieri. Avanti. Abbiamo delle imprese importanti che tu hai avuto modo di visitare durante questo tuo breve soggiorno. La Rubettino Editore, una delle case editrici più importanti del nostro paese. Il Lanificio Leo, la più antica fabbrica della lana con macchine ancora perfettamente funzionanti, che risale alla fine dell'Ottocento. E la Camillo Seriani Arredamenti, che esporta in tutto il mondo arredi scolastici e per comunità. Avanti. Abbiamo anche una ricca filiera agroalimentare che visiterai la prossima volta quando verrai a Soveria con un po' più di tempo. Abbiamo una serie di marchi importanti come Belmonte, Caligiuri, Luna, Chiodo e tanti altri. Poi un altro luogo importante, un pezzo di Chianti Shire in Calabria, ed è la Rosa nel Bicchiere, che è un agriturismo molto importante e che ha un grande successo in questo periodo nella nostra regione. Avanti. L'impresa però a Soveria di casa, lo diciamo a te che sei un imprenditore di razza. Su circa 1.000 nuclei familiari abbiamo 230 attività economiche. Il 40% sono partite IVA rosa, cioè sono gestite da donne. Avanti. Abbiamo una fervente attività associativa. Cominciare dalla Garibaldina, la polisportiva che è nata nel 1959 e della quale il presidente Chiodo poi ti omaggerà del gagliardetto. E abbiamo l'associazione degli imprenditori, la parrocchia, la Proloco, l'Avis, gli scout, il girasole, l'associazione ricerca sul cancro, i Lions e tante altre associazioni. Avanti. Soveria ha delle caratteristiche particolari. Abbiamo una grande stabilità amministrativa, tranne in un caso dovuto a cause maggiori e purtroppo per mia colpa,
e abbiamo una grande stabilità amministrativa, cioè chi ha fatto il sindaco l'ha sempre finito. Solo una volta mi sono dovuto dimettere perché, per assumere il ruolo di assessore regionale alla cultura della nostra regione. Dal 1946 al 2016 abbiamo avuto 11 sindaci e chi ha iniziato, tranne quell'eccezione, ha finito. Secondo, il 10% delle famiglie abita in casa popolare o costruita in cooperativa, che è una media emiliana. Abbiamo elevati livelli di socialità, storicamente parlando. Abbiamo gli occupati nel settore privato che sono maggiori che nel settore pubblico. Il 67% delle famiglie è collegata a internet, che ci rende un caso nazionale, quindi come comune più informatizzato d'Italia. Abbiamo una grande partecipazione elettorale, che significa senso civico, al referendum del 2016, dove la Calabria è stata l'ultima in assoluto come partecipazione in Calabria, noi abbiamo avuto una media superiore a quella italiana, il 31,68%. Il direttore del Censis, Giuseppe Roma, quando attestò che Sovere Mannelli era il comune più informatizzato d'Italia, e questo avvenne in occasione del rapporto sulla situazione sociale del Paese nel 2003, disse che Sovere Mannelli bisognava soverizzare l'Italia, perché tutti i comuni come Sovere Mannelli avrebbero innovato il Paese. Avanti. Abbiamo puntato molto sulla comunicazione, però una comunicazione che fosse la sostanza delle cose. Bianca come la notte è il manifesto di quest'anno di essere a Soveria, le manifestazioni che abbiamo inventato e il cui modulo caronino è stato poi copiato in tutto il paese, cioè ogni giorno una serie di iniziative e di manifestazioni. Bianca come la notte perché 20 anni fa abbiamo inventato la notte bianca con Giordano Bruno Guerri, assessore al dissolvimento dell'ovvio. Avanti. Abbiamo utilizzato anche la provocazione per cercare di fare conoscere la nostra comunità, il busto di Garibaldi che ha pianto, l'abbiamo appena visto con il presidente Lotito, abbiamo notato un sorriso, forse perché per la presenza del presidente in questa serata, abbiamo avuto per anni chiamblette al centralino del comune, ho detto al sindaco che sarebbe il caso di riproporlo, di rimetterlo, abbiamo sostenuto Chirac per le elezioni presidenziali francesi, siamo stati ricevuti dall'ambasciatore Loïc Hennequin a Palazzo Farnese e poi con Vittorio Sgarbi abbiamo proclamato la Repubblica della Magna Grecia. Avanti. Abbiamo anche utilizzato la toponomastica creativa per fare parlare della nostra comunità. Abbiamo intestato una via col vento in una zona particolarmente ventosa, non l'abbiamo mai inaugurata perché non abbiamo trovato la sosia di Rossello Ara. E abbiamo intestato una via a Lucio Battisti, piantando fiori rosa da un lato e fiori di pesco dall'altro. Una via a Jacques de Molay nel 2007, il gran maestro templare, in occasione dei 700 anni dell'arresto dei templari, venuto Franco Cardini, il più grande storico del periodo italiano. Poi anche un largo ad Amélie Poulain, quel grande personaggio cinematografico, e addirittura una esplanade Charles de Gaulle che coincide con l'eliporto annesso all'ospedale civile. Avanti. Due nuove piazze, tu hai chiesto che cosa sono. Queste sono dei simboli, dei nuovi monumenti per la città che hanno un senso quando l'acqua scorre e sono illuminati. Ripropongono alla base le immagini del Liber Figurarum di Gioacchino da Fiore, i tre cerchi trinitari, l'età del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e la spirale, il simbolo del mistero della Chiesa. Ed è importante la collocazione perché è sulla strada che va verso Corazzo, dove il primo abate è stato proprio Gioacchino da Fiore. Avanti. Tanti personaggi hanno toccato Sovere Mannelli, ognuno dei quali ha lasciato un proprio pensiero, una sua frase, e speriamo lo faccia pure tu alla fine di questa tua esperienza. Leoluco Orlando, sindaco di Palermo, allora ed ora, Sovere Mannelli è una città che cerca di cambiare le regole del gioco. Marcello Veneziani, grande intellettuale italiano, Sovere Mannelli è un comune che ha una grande identità, infatti ha un nome e un cognome. Altan, il più grande politologo italiano, a cui abbiamo dedicato una mostra. Ho tentato di descrivere la mia esperienza a Sovere Mannelli ad amici e parenti, nessuno mi ha creduto. E poi Giancarlo Pagliarini, già ministro della Lega, a cui abbiamo fatto intestare un parco che in un posto dove c'era prima una discarica, un parco realizzato dalla Forestale. E lui ha detto: se Soveria era in Padania, a quest'ora eravamo liberi.
avanti. Poi ci siamo esercitati nel 2003 offrendo l'ospitalità a Saddam Hussein. Era stato detto che la guerra del Golfo non sarebbe scoppiata se a Saddam Hussein sarebbe andato in esilio, però nessuno proponeva l'esilio. Soveria Mannelli lo ha fatto. Quindi ne hanno parlato tutto il mondo, anche nel briefing al Dipartimento di Stato della Casa Bianca. E la BBC, tutto il mondo ha parlato di questo. Anche perché noi, ma come fate voi, ci sono state anche interpellanze parlamentari, e come fate voi ad assicurare la sicurezza? Non c'è problema, perché con i nostri 3 vigili urbani noi avremmo assicurato la sicurezza notte e giorno. Night and day. Avanti. Palazzo Cimino, che è un'opera d'arte, è un palazzo dove insieme con il sindaco Siniani lo abbiamo corredato di tante belle opere d'arte. All'entrata Mimmo Rotella, il più grande decollage mai realizzato, il 15 settembre, 4 giorni dopo le Twin Towers nel 2001. Poi Berlingeri, Dolores Puteau, Aldo Turchiaro e Dolores Puteau, questa sala dove noi siamo, sono 100 figure, una diversa dall'altra, che cercano di andare a trovare la libertà, perché l'unica vera libertà è quella dal bisogno. Avanti. Questa è la più grande videoinstallazione d'Europa, quella di Fabrizio Plessi. Da queste finestre c'è l'acqua che, quando c'è l'acqua che scende e il fuoco che sale, e che poi dovrebbero pure sentirsi, e vedremo di sistemarlo e di inaugurarlo. Avanti. Soveria Mannelli è un comune che pubblica libri, grazie alla Robettieri Editore abbiamo pubblicato tanti libri. Avanti. E abbiamo anche assegnato, ogni anno assegniamo a un cittadino di Soveria Mannelli benemerito un premio che si chiama Manno d'Oro. Nel 2009, anche come attestato di benemerenza civica, era stato assegnato anche a te. Quest'anno l'abbiamo assegnato a un giovane bravissimo musicista che si chiama Stefano, e che Stefano Maiolo, e che ha presentato una canzone a Sanremo. Puntiamo sull'educazione, perché l'educazione è alla base dello sviluppo. Soveria è una città che legge. Giovanni Paolo, nostro giovane consigliere comunale, si è impegnato molto per ottenere questo riconoscimento. Abbiamo i servizi essenziali, cerchiamo di gestirli per quanto possibile con le difficoltà che sono date in questo tempo storico. Avanti. Il personale, ne parlavamo prima, nell'85 49 dipendenti, nel 2016 15. Non abbiamo mai fatto una politica di ampliare la pianta organica per avere consensi. Avanti. Il federalismo, siamo stati il primo comune d'Italia che ha attuato il titolo quinto della Costituzione, e abbiamo ottenuto la prima pagina del Sole 24 Ore. Avanti. Puntiamo sui grandi temi. I grandi temi, la compagnia dei carabinieri, poi quindi la sicurezza, che è la premessa di tutto. Saluto i rappresentanti dell'Arma che sono insieme con noi anche questa sera. Avanti. Poi la viabilità e i trasporti. Prima abbiamo visto l'ospedale civile, che è il cuore della città. Avanti. Lo sport. Quindi abbiamo un campo di calcio, un impianto di tennis, e abbiamo una piscina che dovremo completare. Quindi abbiamo puntato nel corso degli anni e punteremo ancora di più per mettere le erbette al campo sportivo, per completare la piscina, per farla coperta. Punteremo anche a valorizzare ancora di più i campi da tennis. Ci sono anche delle palestre private. Poi sullo sport, il circolo tennis di Soveria Mannelli, che è la più antica manifestazione che svolgiamo, è il torneo di Ferragosto, arrivata alla 44esima edizione, che adesso, vista la notorietà, lo stiamo svolgendo ad Altomonte, che è un'altra perla calabrese. Avanti. La Garibaldina, nata nel 59, da 5 anni milita nel campionato di promozione del girone A. Avanti. Quindi abbiamo anche un florido settore giovanile curato dal nostro consigliere Luigi Aristodemo, con circa 80 ragazzi iscritti. Avanti. Abbiamo Soveria sforna talenti anche sportivi. Anton Giulio Bonacci, che ha giocato col Catanzaro e con il Cosenza, allenato da Zaccheroni. Davide Visciglia è stato nel settore giovanile della Lazio, che tu hai conosciuto stamattina, oggi è l'allenatore della nostra squadra, della Garibaldina.
poi altri due giovanissimi, Jacopo Cardamone nel settore giovanile del Catanzaro e Denis Chiodo nel Real Cosenza, il capitano della squadra giovanile, della Beretta si chiama, del Cosenza Calcio, quindi sono dei talenti importanti che la nostra città ha sfornato. Avanti. Sul territorio sono presenti due palestre, quindi Centro Sport Cardamone, il Club Salos, e la scuola di danza, il Mulino delle Arti e il progetto danza. Avanti. Quali sono le idee guida? Le risorse, i professionisti, gli imprenditori, i bambini, gli anziani, cioè le persone, il capitale umano. Avanti. Sovranità all'estero, Ralph Chiodo, non so se è arrivato, dovrebbe arrivare. Ralph Chiodo, che è partito da Soveria Mannelli a quando aveva 11 anni, senza mezzi, oggi è uno degli imprenditori più importanti del Canada, che ha una rete di officine, una rete di vendita della Fiat la più importante del Canada. Speriamo che ci raggiunga durante questo pomeriggio. Avanti. Attività economiche, commerciali, industriali, artigianali, anche l'agricoltura. Avanti. La solidarietà. Puntando sulla solidarietà, puntiamo per valorizzare la risorsa donna. Avanti. E il lavoro, che è il problema dei problemi. Soveria Mannelli, quest'area è stata individuata dall'ex ministro Barca per la zona pilota per la strategia delle aree interne, per la qualità delle imprese e per la qualità dell'istruzione scolastica. Avanti. Siamo il comune più informatizzato d'Italia, come sai, perché in ogni famiglia, ogni aula scolastica, ogni associazione di volontariato, ogni impresa privata, ogni istituzione pubblica ha un computer collegato a internet. Stiamo lavorando per realizzare entro il 2019, credo, Luigi, il piano strutturale comunale. Poi amplieremo l'area PIP, l'area industriale, dove ci sono già con tutti i lotti assegnati. Avanti. L'ambiente, che è molto importante, valorizzare le case del centro storico, potenziare la differenziata, dare efficienza alla depurazione. E qua vediamo se poi ci può dare un'idea. Noi vogliamo essere non solo il comune più informatizzato d'Italia, ma anche il comune, ma totale autonomia energetica, anzi produrre energia per le casse del comune. Avanti. L'innovazione, il punto più importante. L'amministrazione precedente ha realizzato l'Officina della Cultura e della Creatività sotto Piazza Bonini e stiamo vedendo di valorizzarla e farla diventare un punto di riferimento dell'innovazione per tutta la nostra comunità e tutta quest'area. Avanti. Il nuovo sito internet che dobbiamo realizzare e implementare dando servizi innovativi ai cittadini. Concludendo, il futuro qual è? Soveria, punto di incontro degli innovatori del Sud. Vogliamo essere un laboratorio di innovazione amministrativa, un incubatore di imprese diffuso pubblico. Quindi vogliamo completare le strutture sportive perché abbiamo condizioni climatiche ideali e proponendoci anche come centro di allenamento per squadre anche professionistiche. Avanti, caro Claudio, noi siamo convinti, dopo questa carrellata, sono stato molto veloce per non tediare te e i nostri concittadini, perché siamo convinti che il futuro non si aspetta, il futuro si prepara, e si prepara con i valori, si prepara credendo fortemente in quello che si fa e si prepara avendo al fianco tanti amici, importando reputazione da fuori, amici come Nino Cosentino, come Saverio Mirarchi, e avendo al nostro fianco persone che ci vogliono bene e che hanno il nostro sangue. Quindi Claudio Lotito, grazie per essere qua. Ininterrottamente per tutti questi anni, tra le varie categorie, dalla promozione, dalla terza categoria alla promozione, la Garibaldina è da sempre riconosciuta a livello regionale come una società seria, una società che si basa sui principi della lealtà, della serietà, della correttezza, e credo che il presidente Mirarchi e il presidente Cosentino prima di lui possano essere testimoni di questa cosa. Questo fa della Garibaldina una delle società più importanti da questo punto di vista, penso di poter dire, a livello regionale, e ben vista dalle altre società presenti. Io mi occupo insieme ad altri, a Giovanni Paola, per esempio, a Luigi Anastasio, che sono qui nel settore giovanile ormai da anni,
lo abbiamo ripreso quando praticamente non esisteva più. Siamo arrivati ad avere circa 80 ragazzi, che per un paese con una soveria, 2.000 abitanti, è credo un numero importante. Lo facciamo solo ed esclusivamente per hobby, per passione, riteniamo che una realtà come la nostra, per un paese come soveria, debba essere soprattutto una, debba avere soprattutto uno scopo sociale, perché debba rappresentare, crediamo, un'alternativa valida per i bambini, per i ragazzi dai 4 anni ai 16, 17, diciamo al classico, alla sedentarietà che può essere quella della del videogioco, piuttosto che alle diciamo distrazioni più serie, no? Che si possono avere a quell'età. Io ho avrei due curiosità da chiederle. Lei da quando è entrato nel mondo del calcio ha avviato una lotta, diciamo così, contro quella che è la parte malata del tifo in generale, in particolar modo dei tifosi della Lazio. È una lotta che sta portando avanti tuttora. Io sono d'accordo con lei assolutamente su quello che fa e come ha gestito, come ha avviato diciamo, il suo percorso nel calcio e come lo sta gestendo. Basato il suo lavoro sulla progettazione, sulla programmazione e non esclusivamente sullo spendere i soldi o diciamo sullo spendere i soldi in maniera disordinata. Quindi volevo capire quali sono i vantaggi di un rapporto del genere con la tifoseria e quali sono soprattutto i vantaggi. E poi da rappresentante del settore giovanile, che sono io, e da presidente di uno dei migliori settori giovanili d'Italia, che è lei, quali possono essere diciamo, i punti di partenza per migliorare il settore giovanile e se è possibile, perché no, se è possibile avviare appunto un rapporto di collaborazione con lei, con la società. Per migliorare noi e per diciamo avere un vantaggio anche dal punto di vista. Soprattutto ringrazio Claudia che dopo tante spinte è riuscita a venire e vi posso dire che l'ho visto emozionato come non mai, perché essendo con me in Consiglio federale fino a qualche giorno fa, ma io mi sento orfano nel Consiglio federale senza Claudio Lodino. E mi auguro che possa rientrare, perché è stata una persona che ci ha dato grande impegno al Consiglio, ma soprattutto ha dato grande indicazione a noi tutti. È un personaggio che in Consiglio federale, quando parlava Claudio Lotito, e mi auguro che quando riparlerà tutti lo ascoltavano, perché la preparazione culturale, la preparazione sportiva, ma la preparazione della parte amministrativa, nessuno la conosce nel mondo sportivo calcistico in Italia come Claudio Lotito, questo lo posso dire perché è una realtà. Ed io vi posso garantire che non è che sia stato inizialmente tanto affezionato, perché la Lazio sì era una squadra, ma da quando l'ho avuto vicino io mi sento laziale. Ieri purtroppo ho visto la partita, caro Claudio, mi sono sentito male. Perché più lui forse. No, però vedere quella partita contro la Juventus che ha fatto il Lazio, che è stata eccezionale, mi dispiace per coloro i quali sono juventini, però speravo che tu vincessi, lo dico con molta onestà. E ieri poi mi sono sentito un po' particolarmente male, perché i ragazzi erano un po' abbandonati diciamo dall'esultanza che hanno avuto domenica scorsa, però a parte tutto vi posso garantire che Claudio Lotito, presidente della Lazio, è un grande personaggio in federazione. Mi auguro che la Lega di A finisca questo commissariamento, cambi le regole, perché lo statuto, caro Claudio, va cambiato, della Serie A va cambiato, perché deve essere pronto a portare avanti le persone che pur con l'1% in più possono dare una svolta a questa Serie A. Non è giusto che ci siano il 30% che minimo che non vota e non si può andare avanti. In America, il presidente dell'America ha vinto con 320 voti,
per tutti i 48 stati. Allora io mi auguro che l'operazione che deve fare la Serie A attraverso anche Claudio Lotito sia quella di ripristinare l'organo sportivo della Serie A, perché è la serie trainante. Noi nel mondo dilettantistico viviamo anche per loro, perché con i diritti televisivi, Claudio, noi stiamo vivendo abbastanza bene e diamo qualcosa alle società per quello che possiamo fare. Senza la Serie A vi garantisco che le altre leghe, e senza i diritti televisivi, il mondo del calcio sarebbe totalmente diverso. Perciò mi auguro, Claudio, che tu possa rientrare nell'immediatezza e dare quella svolta al Consiglio federale che merita oggi e che merita per la fase successiva. Grazie Mario. Do anch'io ovviamente il benvenuto al presidente Lotito nella nostra terra. Ringrazio il sindaco Sirianni, ringrazio il professore Caligiuri per aver fatto vivere questo momento alla città di Soveria Mannelli, momento che secondo me può tranquillamente estendersi a tutta la nostra terra, a tutta la Calabria, perché avere la presenza del presidente della Lazio, di un grosso imprenditore qual è Claudio Lotito, chiaramente inorgoglisce tutta la nostra terra. I momenti di confronto sono sempre necessari. Credo che potersi confrontare con un imprenditore importante, col presidente di una squadra importante, sia motivo di orgoglio e di crescita per la nostra terra. Soveria Mannelli l'hai presentata benissimo, in modo simpatico e preciso e puntuale. È una città molto frizzante, molto viva, molto sveglia, molto combattiva, e capisco adesso da dove probabilmente prende questa verve, questa spirito altrettanto combattivo che contraddistingue ovviamente il presidente Lotito nella gestione della sua squadra di calcio nella Lazio. E qui, caro Presidente, ce n'è un'altra di squadra di calcio, che è la Garibaldina, che tra alterne fortune tenta di farsi strada nel mondo dilettantistico. Noi non ci dispiaceremmo se lei volesse adottarla, questa squadra, e dare una mano per farla diventare una squadra ancora più importante, ancora più presente nel nostro panorama. E a questo proposito ricordo che i 50 anni della Garibaldina sono un obiettivo importante che bisogna festeggiare. Noi come Federazione Italiana Gioco Calcio, come Lega Nazionale Dilettanti, diamo un importante riconoscimento, che è la benemerenza. La prima benemerenza la si prende ai 50 anni. Mi impegno sin d'ora insieme al Presidente Cosentino di farvi avere questa benemerenza nel corso della stagione sportiva che è appena iniziata, per i 50 anni di esistenza della Garibaldina. E io rinnovo ovviamente i ringraziamenti, i saluti e l'orgoglio della presenza di Claudio Lotito, al quale insieme alla città di Soveria Mannelli e alla sua Lazio non auguro le migliori fortune come abitualmente si fa, ma le migliori conquiste, che credo che sia una cosa ancora più entusiasmante e importante per le nostre fortune. Grazie. Adesso siamo nel momento il momento finale. Prende la parola Claudio Lotito, sovranamente Claudio Lotito, presidente della Federazione Lazio, iniziativa per il merito di Soveria. Grazie dell'accoglienza. E Nino ha colto un aspetto che poche volte mi accade, quello della commozione. Perché, vedete, io sono molto legato alle tradizioni e alle radici, alla storia. Questa è una città che è un laboratorio culturale, un laboratorio di idee, che nonostante, diciamo, l'esiguo territorio, il numero limitato di abitanti, però fa parlare di sé sul territorio nazionale e anche a livello internazionale. Ho colto con molto piacere il fatto di andare a visitare alcune realtà che testimoniano questo legame con la terra, ma questa anche capacità di proiettarsi in una logica futura e di esempio per tutti noi e per soprattutto per coloro che vogliono fare impresa. Io ritengo che sia una giornata particolare, perché i miei legami familiari mi hanno portato qui, grazie alla volontà calabrese di Mario Caligiuri, che ogni tanto mi telefonava: sono il tuo sindaco,
devi venire. E quindi purtroppo mi dispiace che la volta scorsa per motivi veramente di salute ero impossibile nel venire, sono stato possibile venire, ma oggi sono qui con molte traversie, diciamo, di viaggio, che lui sa perfettamente, dalle Alpi alle piramidi al Mazzara del Reno. Qui sono partito dalle Alpi e sono arrivato qui a Soverino con molto piacere, e soprattutto per scoprire i luoghi natali di mio padre, la storia della mia famiglia, e capisco e ho capito tante cose negli atteggiamenti, negli insegnamenti che mi sono stati dati da mio padre, e forse probabilmente mi ci ritrovo in quella, chiamiamo quelle prerogative, sono tipiche di essere cittadino calabrese. La voglia di emergere, la determinazione, la tenacia, il senso della famiglia, dei valori, il fatto dell'orgoglio di esserci e quindi chiedere rispetto e di dare rispetto. Sono elementi fondamentali, lo dicevo oggi con l'editore Rubettino, persona di grande qualità, che mi onoro di aver conosciuto, dove qui si percepisce ancora il sapore di una vita legata ai valori, che in altre città non avviene. Qui c'è ancora la possibilità di vedere, di, come dire, coltivare gli odori, gli aspetti, come dire, onirici, di vedere la natura, di vedere il contatto personale, umano con le persone. Il fatto che voi siate qui per una persona che non conoscete né testimonianza, se fosse accaduto in un'altra parte, al di là dei ruoli istituzionali, dei ruoli calcistici, probabilmente non sarebbe venuto nessuno. Noi abbiamo una mentalità diversa, abbiamo la mentalità del legame, del senso dell'appartenenza, dell'orgoglio dell'appartenenza, e cerchiamo di trasmetterlo in tutti i contesti dove viviamo e dove lavoriamo. Cioè, non vogliamo fare comparse, questa è la verità, non vogliamo fare neanche gli spettatori, proviamo a dettare una linea, che è una linea di... che non vuole essere assolutamente un atto di presunzione, ma vuole essere soltanto un atto di presenza, di dire di esternare le proprie idee nel convincimento che possono essere utili alla collettività, non solo al proprio interesse personale. Il fatto che io abbia intrapreso questa avventura nel mondo del calcio 14 anni fa mi ha portato, lo dicevo oggi, a scoprire un mondo completamente diverso, un mondo che non è soltanto di problemi materiali, di risultati economici e anche, diciamo, di risultati sportivi, ma soprattutto un arricchimento legato alla possibilità di poter interfacciarsi con mondi nuovi, con realtà nuove, con emozioni nuove, con filosofie diverse, con le persone normali. Perché vedete, il calcio, troppo spesso, quello soprattutto il calcio professionista, è un calcio consuetudinario. Io amo dire, Nino lo sa, è un mondo di farisei, nostro Signore li definiva sepolcri imbiancati pieni di ogni putridudine, e dobbiamo avere il coraggio di cambiarlo, con le regole, con i comportamenti, con l'esempio. Perché al di là di quelli che sono i proponimenti, quello che conta è l'esempio, e mio padre mi ha dato l'esempio, mi ha testimoniato i comportamenti con una dirittura morale, con un imprinting che oggi cerco di trasmettere a mio figlio, e che capisco che è un patrimonio di un modo di essere, di una collettività come quella calabrese, dove in primo luogo il primo impegno è quello di mantenere il ruolo della mantenere in vita la famiglia, con l'orgoglio dell'appartenenza, indipendentemente dal ceto sociale, dalla posizione economica, ma il fatto di dire io ci sono perché la mia famiglia esiste da centinaia d'anni con quel ruolo. Io oggi nell'incontro che ho avuto con la prima cosa che ho notato e ho apprezzato è la possibilità del ricambio generazionale all'interno delle aziende. Significa che le aziende vengono vissute come una famiglia,
dove esiste, dove ci ha lavorato il padre, il nonno e oggi ci lavora il figlio, con un attaccamento diverso, con una voglia diversa, e soprattutto che il calcio deve essere il veicolo di questi valori, perché i valori sportivi sono il superamento degli steccati di carattere sociale, culturale, economico, razziale, sono la prevalenza del merito, perché deve vincere chi merita, deve essere il coronamento di uno spirito di sacrificio, chi si è sacrificato. Siccome il calcio è uno sport collettivo, deve prevalere l'interesse collettivo, l'unione, il senso di appartenenza, che sono quei valori che sono alla base e al fondamento della società civile, che rendono un paese forte, come la rendono una squadra forte, rendono un paese forte, una collettività che è in grado di risorgere anche in momenti di difficoltà attraverso l'unione, attraverso il mutuo soccorso, attraverso la voglia di dire facciamo le cose insieme, non le facciamo individualmente. E ho cercato e cerco tutti i giorni di utilizzare il veicolo del calcio, proprio perché ha questo potere mediatico e questa grossa capacità di coinvolgere moltitudini di persone nel esternare questi valori, nel cercare di trasmetterli, anche nell'approccio con i miei colleghi e soprattutto con il mio mondo. Io ho sempre detto che noi cerchiamo, abbiamo messo al centro del nostro progetto l'uomo, non solo il calciatore. L'uomo, cerchiamo di allenarne chiaramente il fisico, di allenarne la mente e di nutrirne lo spirito. Cioè vogliamo che l'uomo venga visto nella sua globalità, nella sua totalità, come essere umano, come qualcuno che può dare qualcosa in più a qualcun altro. Ecco perché i miei ragazzi, i miei giocatori, spesso, più volte al mese, fanno dei tour nelle scuole per insegnare i valori dello sport ai bambini e non solo al risultato sportivo, al vincere in qualsiasi maniera, a qualsiasi costo e con qualsiasi mezzo. Vincere perché se uno lo merita, nel portare un sorriso negli ospedali alle persone che in quel momento soffrono, nell'andare nelle carceri per dare un momento di conforto. E io queste cose le faccio e le pretendo che vengano fatte, diciamo in modo ormai ripetitivo, 3-4 volte l'anno. Sono, come dire, conosciuto per questo dai vari direttori delle carceri, degli ospedali, perché vedete, se il calcio non utilizza questo strumento non ha senso, non serve a nulla. Non deve trasformarsi solo nel, come dire, nell'oppio dei popoli, in un momento di difficoltà economiche, allora serve un momento per distogliere l'opinione pubblica da quelli che sono i problemi veri. Serve invece per trasmettere questi valori alle persone, per far capire che tutti insieme, anche la persona più umile, è utile alla società civile e che è fondamentale che ci sia un'unità. E ognuno di noi svolga una funzione per la crescita del paese, per la crescita della propria comunità e di conseguenza del paese. Questo cerco di affermarlo, forse talvolta con un carattere piuttosto forte, in questo mi ritrovo a essere calabresi, di non voler, come dire, soccombere di fronte, soprattutto quando ritengo di aver ragione, agli atteggiamenti prevaricatori di persone che hanno una posizione magari più forte dal punto di vista sulla carta, mi riferisco a posizioni economiche, sportive e quant'altro, ma il mio motto è il Piave mormorò, non passa lo straniero. Quindi questo è il mio modo di essere, il mio orgoglio di affermare dei principi che sono fondamentali per la società civile. Il fatto di essere qui proprio lo faccio e l'ho fatto e con orgoglio l'ho accettato, perché è un modo di ritrovarmi nella mia famiglia, nella mia comunità, nei valori in cui sono cresciuto, e spero di questi valori di tramandarli anche a mio figlio e soprattutto a tante persone che entrano in contatto col mio mondo e che possono dire con chiarezza: forse qualcuno combatte per degli ideali che in realtà non si sono persi, ma che continuano a vivere e che devono essere tramandati per le nostre generazioni future. Grazie. Fabio Tito per il suo intervento. E il momento delle conclusioni e dei saluti che poi farà il nostro sindaco. E io ringrazio prima di tutto il sindaco
il sindaco Sirianni, e perché voglio evidenziare che Soveria Mannelli è un comune che va controcorrente. Va controcorrente perché mentre nei civici consessi non sempre le persone più impegnate della comunità si esprimono e si espongono, a Soveria Mannelli avviene il fenomeno contrario. Quindi, solo per citare i presenti, nel Consiglio Comunale di Soveria Mannelli siede Leonardo Sirianni, che è stato fino a pochissimo tempo fa un medico apprezzatissimo del nostro ospedale civile, così come Peppino Gabriele, primario Gina. In questo Consiglio Comunale siede Angelo Sirianni, presidente del Consiglio Comunale, la cui azienda tu hai visitato insieme con i fratelli. In questo Consiglio Comunale siede Florindo Rubettino, il nostro editore. In questo Consiglio Comunale siede Luigi Aristodemo, che è un giovanissimo funzionario della Camera di Commercio e che è impegnato, come hai visto, nel sociale proprio nello sport. In questo Consiglio Comunale siede Giovanni Paolo, impegnatissimo nel mondo del volontariato, nell'Aves, vicino alla gente e alle giovani generazioni. È un comune che va controcorrente anche nei temi che affronta e che tocca. Quando quest'estate abbiamo organizzato l'Università d'Estate, che è giunta alla 13ª edizione, abbiamo come relatori Giordano Bruno Guerri, un intellettuale che guarda le cose da un altro punto di vista, e che è il direttore del Vittoriale degli Italiani, che ha fatto 20 anni fa qua l'assessore, inventando la Notte Bianca, al motto «La mente va aperta tutta come il paracadute». Poi avremo Ciriaco De Mita, un giovane 89enne che è stato il presidente del Consiglio, segretario della Democrazia Cristiana, testimone dei valori cattolico-democratici nel nostro paese. E poi avremo Magdi Allam, un giornalista coraggioso che ha fatto una scelta di campo veramente, veramente coraggiosa e che è proprio di questi tempi e di un'attualità sconvolgente. Ma siamo anche controcorrente quando abbiamo invitato come nostro ospite Claudio Lotito, perché è un uomo che in un mondo come quello dello sport, dove i valori si stanno sempre più stemperando, lui invece vuole tenere alta questa bandiera. Ed è controcorrente perché quando gran parte dei grandi club italiani passano in mani straniere, lui mantiene un grande club italiano nelle mani del nostro paese. Allora credo che la sua presenza è in linea con quello che crediamo, con quello che pensiamo, e credo che la giornata di oggi sarà una giornata non facilmente dimenticabile da parte della nostra comunità, che da oggi lo vede cittadino benemerito. Grazie Claudio per essere qua. Grazie Mario, grazie a tutti voi per essere stati qui con noi e per aver reso possibile questa bella serata. Io devo dire che sono veramente contento di aver avuto qui a Soveria un uomo di valore come Claudio Lotito, vi assicuro, è veramente un uomo di valore. Sono contento che quest'uomo di valore abbia radici soveritane. Sono contento che abbia in mano quest'uomo una compagine sportiva della nostra Italia. Come ha detto Mario, abbiamo evitato un'ulteriore fuga di cervelli e di sforzi e di risorse al di fuori dell'Italia. Sono contento perché ha parlato di sport, sentimenti, anima, sport come scuola di vita. Questo è importante, lo sport anche a livello professionistico deve restare assolutamente una scuola di vita per i giovani, un insegnamento a una vita sana, e perché io
amo il motto greco che dice il corpo sano. Mente sana, il corpo sano. Perfetto. E con una mente sana. Vi ringrazio e buona serata. Sì, all'inizio calcio didascalico e moralizzatore. Mi dicevano, ma che so, ti ricordi quando uscì con tutte all'inizio? Però, e quello che ha detto il sindaco è vero. Noi dobbiamo coltivare non solo il fisico, anche la mente. E se la mente è sana, anche il corpo è sano e viceversa. Quindi, per rispondere alle domande, le due domande sulla tifoseria e sulla storia della che cosa possiamo fare, sicuramente possiamo creare una, come dire, una filiazione. Vediamo come possiamo strutturare questo rapporto con la società garibaldina. Vediamo che tipo di rapporto si può creare e che tipo di ausilio si può dare. Poi c'è Nino che dal punto di vista dilettantistico sa meglio di me, conosce meglio di me il vostro mondo. Io l'ho lambito, io l'ho lambito per un anno, perché al di là della Lazio io sono anche il proprietario della Salernitana e mi sono voluto cimentare in una, come possiamo dire, in un'avventura per capire pure se c'erano le condizioni per poter fare un certo tipo di calcio. Quindi ho sperimentato l'acquisizione di una società piena di debiti con una società invece che partiva da zero. Sono andato al notaio e ho ricostituito la società, cioè ex novo, senza avere neanche un pallone. In 4 anni l'ho portata in Serie B partendo dall'eccellenza e quindi pescare in Serie D, quindi capisco quali sono le problematiche del mondo dilettantistico. Sicuramente ultimamente il mondo dilettantistico è stato aiutato dall'apporto economico della mutualità della Serie A, cosa che prima non accadeva, però bisogna anche lì, come dire, fare una soluzione importante su chi lavora per un progetto di crescita della comunità e chi lavora invece su un concetto di crescita personale. Io ho ricordato a Mario che coniai due termini all'epoca in una trasmissione Anno Zero di Michele Santoro, che bisognava distinguere gli imprenditori dai prenditori e i manager dai manager. Quindi noi dobbiamo essere tutti imprenditori volti alla crescita della collettività, della comunità, e dobbiamo fare tutti i manager nell'interesse del risparmio per mettere ancora nella condizione in più di dare una chance in più alla comunità di poter crescere. Io sono a disposizione per quello che serve, quindi vediamo che tipo di rapporto si può creare. Capisco c'è una lontananza, vediamo se possiamo accorciarla magari con un fatto magari la leghiamo magari forse più che alla Lazio. A me mi piacerebbe legare alla Lazio perché i colori sono della Lazio. Poi lo sa qual è il problema? Siccome io sono un cattolico praticante, ho sempre detto che sono i colori del cielo e i colori della Madonna. Quindi voi adesso avete detto che questi colori sono stati dati circa 25 anni fa. I colori risalgono a che anno? Saranno all'Ottocento. All'Ottocento. Allora no, è lo stemma forse avete messo, che avete cambiato? Perché siamo diventati città. Ah, città. Quindi, e sulla base di questo è chiaro che si possono creare anche sinergie con magari la stessa Serenità, che è più vicina dal punto di vista logistico. Vediamo che tipo di interazione possiamo creare. Sono a disposizione soprattutto per un duplice scopo, sia per l'interesse del calcio, sia l'interesse della comunità e per un fatto affettivo, perché oggi mi sento cittadino di Soveria Mannelli. Grazie.